Buongiorno. Ciao. Oggi durante l'omelia il Vescovo ha parlato del senso di comunità. A suo parere, oggi quanto è ancora importante vivere tutto ciò? Credo che oggi sia importante più che mai vivere senso comunità. Viviamo un momento difficile, difficile per la crisi che ci attanaglia, difficile per quello che succede a livello internazionale, e credo che fare comunità, come ha giustamente detto il Vescovo nella sua omelia, oggi sia fondamentale, sia importantissimo. Credo davvero che solo stando assieme, solo unendoci, solo vivendo dei momenti comunitari riusciamo a superare davvero le gravi difficoltà che per mille motivi oggi vivono tante nostre famiglie. Ok, grazie. E quanto a suo parere la Chiesa come edificio in sé può aiutare a vivere questo senso di convivialità, di comunità e di raccoglimento? Credo che nessuno più della Chiesa riesca a fare questo e possa fare questo, proprio perché oltre allo stare assieme, come può essere quello di una comunità civica, noi cristiani siamo animati da qualcosa di più in alto, che è Dio che ci unisce. Quindi credo davvero che la Chiesa in tutto questo faccia una grande opera. Perfetto, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi ragazzi, buona giornata a voi. Vorremmo porle alcune domande su questa esperienza. A suo parere, quanto è importante, come ha detto il Vescovo nell'omelia, vivere ancora oggi il senso di comunità e di convivialità? Importantissima la comunità. Senza la comunità non puoi far niente. Grazie ai volontari, catechisti, collaboratori, si può fare tutto quello che si è fatto oggi e che si è visto nella celebrazione, nella costruzione, in tutto. La comunità è essenziale e fa fede, fa comunità cristiana, unita a Gesù. Senza quella non si può far niente. E a suo parere qual è il ruolo della Chiesa in tutto ciò? La Chiesa deve testimoniare Gesù risorto, è quello che deve fare. È in questa piccola comunità che è ancora molto fedele, lo deve testimoniare. Il bello della Chiesa è questo, dire Gesù a chi ancora non lo conosce oppure che è un po' lì così e testimoniarlo. Basta, è questo la Chiesa che deve fare. Ok, grazie mille, buona giornata. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vorremmo porle alcune domande su questa esperienza. La prima è, a suo parere, quanto è importante ancora oggi, come ha detto il Vescovo durante l'omelia, vivere il senso di comunità? La comunità fa chiesa, la comunità è segno della presenza di Dio che si inserisce nella storia di un popolo, nel popolo ebraico, in tutta l'umanità. È bello vedere una comunità molto attiva che vive questo senso di comunione, perché comunità è sinonimo di comunione, è sinonimo di rapporti anche interiori che manifestano questo atteggiamento di ascolto, manifestano l'atteggiamento di disponibilità, manifestano l'atteggiamento anche di collaborazione. Ognuno deve fare un po' la sua parte. Senza comunità non c'è chiesa e ognuno di noi deve fare la sua parte. Perfetto, grazie. E la seconda, com'è dopo alcuni anni tornare nella sua comunità, quella che l'ha accolto per vario tempo? Ho vissuto qui 13 anni, ho pensato a tanti fatti che mi sono capitati, moltissimi positivi, veramente mi hanno edificato. Tornando indietro col pensiero, ringrazio Dio e ringrazio i porzanesi per quello che mi hanno dato. Perfetto, grazie mille e buona giornata. Grazie a tutti, buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno a te. Vorremmo porre alcune domande su questa esperienza. Il Vescovo, durante l'omelia, ha parlato del senso di comunità. Quanto è importante, a suo parere, vivere ancora oggi tutto ciò? Credo che il cristiano trova senso alla sua vita cristiana proprio dal momento in cui la vive comunitariamente, perché il Signore ha deciso di salvarci non singolarmente, ma come popolo. Quindi il battezzato, attraverso il battesimo, diventa parte di un popolo senza perdersi nel popolo. Ognuno mantiene la sua individualità, la sua personalità, la sua dignità, ma per vivere in pienezza la sua fede ha bisogno del popolo, della comunità che lo sostiene e che ha bisogno di essere da lui sostenuta, immettendo nella comunità i doni, i valori, diciamo così, le cose belle che Dio ha fatto a ciascuno. Grazie. E la seconda domanda è, qual è il ruolo della Chiesa in tutto ciò, in questa missione? Il ruolo della Chiesa, penso che tu voglia dire, nella società di oggi. Il ruolo della Chiesa è semplicemente essere segno della presenza di Dio, un Dio che non è inerte, che non è statua,
ma è un Dio persona vivo che nell'oggi della storia ci salva, cioè ci rende pienamente uomini per attraversare il tempo e entrare nell'eternità. Quindi lei è segno di questa presenza e chi vuole può arrivare a Dio grazie anche all'annuncio che la Chiesa fa di Gesù Cristo. Perfetto, grazie mille e buona giornata. Grazie.